Eugenio Loreto e sono un restauratore. E in effetti, insieme a Mara Fiore e a Daniela Pugliese, siamo la Medarte, che si occupa in primo luogo di restauro. Quindi abbiamo fatto lavori nelle chiese piuttosto che lavori archeologici, insomma il restauro vero e proprio. Da qualche anno il lavoro si è spostato verso il campo del design. Tutto è nato, sembrerebbe così, quasi una favola, ma tutto è nato veramente per gioco. Spesso c'erano persone che ci portavano, ho cominciato con le cornici, ci portavano le tele a restaurare. E poi queste vecchie cornici non le volevano più. E così quasi per gioco una volta ho detto, vabbè, ma reinventiamo questa cornice, visto che insomma, il legittimo proprietario non la vuole più, noi proviamo a farci qualcosa di nostro. Poi abbiamo cominciato con questa rivisitazione di questi vecchi mobili. A questo abbiamo, come dire, accomunato e messo insieme un tipo di arte che un po' ci contraddistingue, che è quello dell'intarsio sulla scaglia, che è un'arte che abbiamo appreso ovviamente sempre dal restauro, perché insomma negli anni abbiamo fatto e restaurato paliotti, e quindi nel restaurare, come dire, uno riesce anche ad apprendere il tipo di tecnica di esecuzione. Ed anche in questo caso poi abbiamo, come dire, siamo partiti come mera imitazione del pezzo classico e poi abbiamo anche in questo caso deviato, svoltato verso un qualcosa che insomma era un po' più moderno. E questa è un'idea che ci era piaciuta tantissimo ed è quella che forse, insomma, come dire, più ci riempie di orgoglio. Cioè il fatto di aver appreso una tecnica antichissima, stiamo parlando di una tecnica del 1600, averla fatta nostra e averla, insomma, come dire, rivisitata in chiave moderna. E quindi questo, diciamo, è uno dei nostri vanti assoluti.